Come andiamo ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio su Pokémon Luna, dove andremo a catturare il Tapu dell'isola di Akala. Allora, nello scorso episodio abbiamo catturato Tapu Fini, se non mi ricordo male si chiama così. L'ho messo in squadra a posto di Crobat. E niente, lo sto mettendo perché così possiamo tranquillamente andare a catturare gli altri Tapu, perché sennò la cosa è abbastanza problematica. E se non mi ricordo male dovrebbe essere qua. Tipo qua. Proprio qua, ok, punta Akala. Dovrebbe essere dove abbiamo oltretutto lottato contro Alixia. Se non mi ricordo male, Alixia, la seconda Kahuna. Kahuna. Molto toscano, non riesco a dirlo. Kahuna. Tempio della vita. Entriamo. No, che? Oh. Che è sto puzzle? Che è sta storia? Ok, credo di saperlo fare. Spinta Machamp. Non so se essere contento che ci sia questa musica o cosa. Allora, il puzzle è molto più problematico del previsto. No, no. Non volevo farlo. Machamp, sei inutile. Machamp, perché l'hai fatto? Cioè, oddio, non penso che sia un puzzle difficilissimo. Però, porca miseria. Cioè, non si fa così, eh. Ah, già fatto, bello, andiamo. In braccio a Machamp. No! Non posso usare i Tapu. Cioè i Tapu, i pochi passaggi qua. Questo è quello di... Boh, sarà tipo fuoco. Cos'è del genere, non lo so, tocchiamolo. Vai. Vediamo chi appare. Quale dei 1000 Tapu appare. Lele, Tapu Lele. Tapu Lel. Non è quello con l'anello al naso, perché quello all'anello al naso è un altro. Eccola, era questa la waifu che vi dicevo, Tapu Lele. Non era Tapu Fini la mia preferita, era questa. Infatti mi sembrava un po' diversa Tapu Fini. Tapu Lele. Tapu Lele. Che campo mette? Psichico? Psicogenesi. Perché dovete farlo? Ira della natura oppure... Scarica. Un'onestissima scarica, tanto sono più veloce. Paralizza. No, adulazione. Mi aumenta l'attacco speciale ma mi confonde, giusto? Mamma mia, non si fa così però. Io te la faccio di nuovo. Anche se mi colpisco non fa niente. Nel dubbio non mi colpisco comunque. Forza lunare. Ah, tu sei molto più folletto degli altri. Spero che solo che non abbia niente per curarsi, guarda. Ma ho solo mosse speciali. Ah, sì, Ira della Natura fa esattamente quello che pensavo. Di mezza IPS. Nello scorso episodio ne stavamo giusto parlando. Ed ero un attimo preoccupato. Tra virgolette, ovviamente. Ed è comoda come mossa. Cavolo, se è comoda. Tapu Fini, vai. Nebbiogenesi. Perfetto. Ira della natura, vai. Forza lunare. Non me ne frega niente, fai quello che ti pare. Ma porca miseria, sempre brutti colpi su di me. Importante dimezzare i PS. No? Sì. Borsa. Ah no, ce l'ho rivitalizzante. Continuiamo. Ah no, ne ho 7. Good. Tapu Fini, curiamoci. È una cozza praticamente. Ira della natura. Va bene. Acquanello, vai, mi curo. Adulazione. Che palle. Ah no, è vero che... no. Vedi, figata. Figata del campo nebbioso. Ira della natura di nuovo. Extrasenso. Ira della natura, eccolo qua. Perfetto. Ci curiamo, iniziamo a lanciare Ultra Ball come se non ci fosse un domani. Boh, ho evitato l'attacco, non ho visto cosa, stavo premendo B a raffica perché non vedo l'ora di tirare
le mie fedelissime Ultra Ball. Si prospetta una cattura molto peggiore di quella di Tapu Fini. Aia, Cristo, quanto fai male. Forse devo dimezzargli ancora un po' i PS. Non ho ancora capito chi comanda qua. Sì, sì, spamma extra sense, tutto quello che vuoi. Comunque credo Tapu Fini sia uno dei più giocabili grazie a campo nebbioso per alcuni versi. Ok, vabbè, dai, curiamoci un altro po'. Ricarica totale, ecco qua. Perfetto. Adulazione di nuovo. Stavolta però mi confonde. Però non è un problema perché non sono interessato ad attaccarti più, ma solo a farti Ultra Ball come se non ci fosse un domani. Uno, due, esce. Lo sapevo, esce. Vedi, il problema. Avrei dovuto avversare Tapu Fini un pochino in difesa speciale, giusto per renderlo quel filino resistente agli altri Tapu. L'ultimo dovrebbe essere quello di tipo erba. Quindi Pokémon volanti alla mano. Decidueye super aggressivo. Adulazione ancora. La situazione è un po' tragica, perché se finisce i PP io sono fregato. La cosa fighissima però è che ogni turno Tapu Fini cambia PS, quindi cambia l'algoritmo di cattura. Uno. Mi ha fatto sperare per niente. Ok, stiamo cambiando continuamente PS. Quindi è positivissima la cosa perché proviamo tanti algoritmi diversi. Ok, riusciamo a catturarlo? Spero di sì. Uno. Due. Tre, prima volta. No. No, non ci siamo. E ora fa KO Tapu Fini. Super aggressivo questo Tapu Lele, porca miseria. Repanza kamikaze, perché tanto l'avversario è di tipo folletto, quindi basta che mi guarda ed esplode. Io ci provo comunque, uno ci prova, eh. Diciamo che Mewtwo su Pokémon Rosso è stato più facile, ed è tutto dire. Madonna, che one shot che mi tira ora. Che indecenza. Vedi, il bello di Lunala è che ha tantissima difesa speciale, quindi adesso potrei spammare Cosmo Forza finché non ho abbastanza difesa e... Vabbè, il problema è che c'è ira della natura, porca miseria, di mezza. Ok, aumenta la dispe. Vai, Ultra Ball. Ti prego, catturalo, porca miseria. Ma che schifo è? Ma che schifo è? Ma quanto è resistente? Oh, non mi fa nulla in questo caso con extra senso. Meno male. Poi iniziamo a spammare anche le timer ball. Che stiamo già da un bel po' in lotta. Uno. Esce. No, due. Tre. Tre? Tapulele! Tapulele! Tapulele alla prima! Che botta, signore e signori! Ed eccolo! Tapulele, signore e signori! Svolazza nel cielo spargendo le nuvole di scaglie dal misterioso luccichio che fanno tornare immediatamente il buon umore a chi le tocca. No, niente soprannome. Ora lo aggiungiamo subito alla squadra al posto di Ariyama. Tanto ho notato che Ariyama sono tutti folletto, quindi... Luctium Z. Luctium. Ah, Ariyama! Luctium, vero. Oh, ho sbagliato. Non dovevo entrare qua dentro. Ok, allora vediamolo. Tapu Lele. L'avevo lasciato 8 PS. Allora, vediamolo. Che tipo sei? Psico, folletto. Vabbè, devo capirlo da extra senso. So che aveva anche adulazione. Ok.
abilità psicogenesi. Gentile. Birbona, lesta. Mamma mia, proprio high quality. Ok ragazzi, abbiamo catturato il tappo della puntata. Vi aspetto nel prossimo episodio, dove andremo a catturare l'ultimo, ovvero quello di tipo erba, e probabilmente sarà anche il più tosto. Vi aspetto, mi raccomando.